Amici di Fano TV, bentrovati. Oggi ci troviamo all'interno di un frantoio, questo mondo così affascinante. Andremo a vedere insieme quali sono i processi innovativi di trasformazione dell'oliva in olio extravergine di qualità. Parliamo di produzione di olio extravergine di qualità. Quali sono gli elementi di una trasformazione di qualità? Quando parliamo di olivicoltura, la fase di trasformazione, quindi di ottenimento dell'olio, e poi le fasi successive di conservazione e di consumo anche, quindi sono elementi importanti come la prima parte, cioè quella della coltivazione e l'ottenimento delle olive. Nella fase di trasformazione dobbiamo pensare di lavorare delle olive fresche, quindi le olive devono essere consegnate rapidamente al frantoio, e qui deve esserci uno sforzo da parte delle aziende olivicole affinché ci sia un contatto preliminare nelle fasi di pre-raccolta, affinché ci si accordi nella consegna, in modo che il frantoiano sappi con precisione quali sono i tempi di lavorazione e i quantitativi. Quindi prima di iniziare a raccogliere, molto spesso invece nelle nostre piccole aziende ancora si tende a raccogliere e poi portare dal frantoiano. Questo nel tempo, questo comportamento ha imposto delle strutture, delle linee di lavorazione sempre di dimensioni un pochino più grandi o sovradimensionate rispetto di fatto alla produzione olivicola marchigiana. A fronte di questo oggi c'è un'attenzione che dobbiamo fare maggiore e quindi questo preaccordo affinché non ci siano cumuli di olive o olive che rimangono tempi molto lunghi e molto ferme, perché una trasformazione di qualità prevede la lavorazione di olive fresche. Quanto possono essere stoccate? Io direi che in modo ottimale sarebbe staccarle e lavorarle, ma questo non è possibile, e quindi il minor tempo possibile potrebbe essere 5 ore, fine giornata. Quindi al termine della giornata di raccolta le olive vanno assolutamente consegnate al frantoio per una lavorazione molto veloce, entro la serata, la mattina seguente al massimo. Poi abbiamo una fase molto successiva, quella della cernita, quindi l'eliminazione delle foglie. Anche qui in passato, soprattutto su alcune realtà, le foglie facevano parte della cultura, quindi si lavorava le olive insieme alle foglie. Si è visto che questo, sia i piccoli rametti che le foglie, comunque se superano un certo quantitativo vanno a modificare le caratteristiche organolettiche e chimiche dell'olio. Quindi è opportuno una buona cernita, quindi una buona eliminazione dalla massa delle olive di rametti, foglie di varie tipologie. E poi abbiamo il lavaggio. Anche qui nel passato non c'era un'attenzione al lavaggio, oggi invece si è visto che lavare le olive comporta un miglioramento delle caratteristiche organolettiche, l'eliminazione soprattutto di terra, perché quando raccogliamo le olive, anche quando facciamo la bacchiatura, poi la raccolta a terra non sempre è asciutto, e quindi è possibile avere della terra che le olive toccano, anche in alcuni casi con della terra, e quindi un lavaggio preliminare è importante. Fatto questo, si arriva alla frangitura, e qui si apre un mondo straordinario. La tecnologia negli ultimi anni ci ha offerto veramente tantissime tipologie, dalla tipologia classica di frangitore, che forse è nella coscienza collettiva di tutti noi, cioè quello delle molazze che girano sopra un disco di pietra, quindi queste molazze di pietra che ruotano su un disco di pietra e provocano la rottura delle olive. Oggi si è passati a sistemi continui, perché questo sistema appena indicato è un sistema discontinuo. Siamo passati a sistemi continui dove ci sono sia possono essere utilizzati dei rulli dentati, possono essere utilizzati dei frangitori a martelli, quindi sono rotativi, dei frangitori a coltelli, dei dischi che sono
molto dentati, quindi non più rulli ma dischi dentati, e altre tipologie molto di frangitori, ma diciamo queste molto sono oggi quelle diciamo più diffuse. Tutti, perché, cioè, perché tutte queste tipologie di frangitura? Perché cambiando la tipologia di frangitura noi modifichiamo le caratteristiche olfattive e chimiche molto del nostro olio, perché estraiamo quantitativi maggiori o minori di sostanze volatili, e quindi tutto l'aspetto aromatico, e di sostanze molto che sentiamo anche al gusto. Quindi sto pensando alle sostanze polifenoliche, quindi si apre un mondo completamente diverso, quindi cambiare frangitore vuol dire avere oli completamente molto diversi. E questo che cosa comporta? Un'attenzione particolare da parte molto dell'agricoltore, cioè l'agricoltore, l'olivicoltore, soprattutto l'olivicoltore che poi confeziona il suo olio e lo vende, deve, o il frantoiano in alcuni casi, nel caso in cui le olive vengono cedute al frantoiano, deve sapere con precisione le caratteristiche del suo olio, nel caso del frantoiano anche per l'acquisto del frangitore, e ci sono diciamo alcuni frantoi che addirittura adottano, hanno quindi in dotazione frangitori diversi per ottenere caratteristiche diverse. Questo aspetto della frangitura è estremamente molto importante, perché addirittura nel passato io stesso come tecnico di settore davo indicazione di anticipare la raccolta per poter ottenere dei prodotti più aromatici. Oggi, cambiando le tecnologie, questi prodotti, questi oli extravergini d'oliva aromatici, possiamo ottenerli ugualmente posticipando la raccolta. Cioè, mentre nel passato dovevamo assolutamente anticipare la raccolta perché le tecnologie che erano presenti non permettevano in una lavorazione tardiva di ottenere quelle sostanze aromatiche, quelle caratteristiche organolettiche, sia quindi al naso, sia in bocca, e poi anche sotto l'aspetto chimico, particolarmente interessanti e giovani, se vogliamo, molto frizzanti, quindi stiamo parlando di fruttati medi, intensi, queste sensazioni, queste note di mandorla, di erba e così via, tantissime note addirittura anche di frutta matura. Sto pensando al caso della mignola, che in alcuni casi riscontriamo un sentore di lampone addirittura. Ecco, quindi diciamo che in una situazione di questo tipo il frangitore può modificare e ci permette anche di raccogliere più avanti nel tempo rispetto a quelle indicazioni che abbiamo dato per tanti anni di anticipare, quindi anche posticipando la raccolta. Ma se abbiamo un ottimo sistema di frangitura e poi anche altri elementi che diremo fra poco, avremo la possibilità di ottenere degli oli extravergini d'oliva di grande qualità, sia sotto l'aspetto organolettico sia sotto l'aspetto chimico. Procedendo nel processo di trasformazione, dopo la frangitura, quali sono gli elementi di innovazione tecnologica? Allora, qui è necessario evidenziare che i vari produttori di macchine costruttrici hanno sviluppato delle ricerche interne e ditte diverse sono arrivate a soluzioni, a brevetti anche, estremamente diversi. Sicuramente l'innovazione più interessante per i frantoiani è quello di poter realizzare un processo di lavorazione delle olive continuo, e in questo senso anche una realtà importante produttrice di questo territorio è riuscita a definire un brevetto che permette di realizzare in effetti questo aspetto nella fase successiva alla frangitura, che è la fase di gramolatura. Perché fino ad ora la gramolatura è stata un elemento statico, quindi noi mettevamo all'interno di un contenitore o verticale, come se fosse una teglia, un tegame, sia una struttura orizzontale, mettevamo la nostra pasta di olive che era stata rotta, queste olive erano state frante dal frangitore, lì le mettevamo all'interno della nostra gramola, all'interno di questa gramola stazione
stazionano questa pasta stazione per circa 40-50 minuti e all'interno c'è una ruota, ci sono delle palette che girano, rimescolano la pasta e in questo caso le piccole micro goccioline di olio che sono presenti all'interno delle cellule, all'interno dei vacuoli, che sono dei piccoli palloncini presenti all'interno delle cellule, queste microparticelle rimescolando la pasta si avvia un fenomeno di coalescenza, cioè si uniscono tra di loro. È un pochino quello che potremmo fare con delle piccole goccioline di olio che sono su un piatto con una forchetta, magari le uniamo, ecco, quindi vediamo che si forma una goccia più grande. La stessa cosa succede all'interno di una gramola. Questo processo, che fino ad ora era discontinuo, come dicevo prima, anche una ditta importante del nostro territorio ha definito un brevetto che dà la possibilità di realizzarlo in continuo. Quindi questo ci permette di alimentare anche la fase successiva, che è il decanter, che è una struttura, una centrifuga orizzontale che di fatto interviene nel separare le varie fasi, fase solida, sto pensando a tutte le particelle solide che sono presenti all'interno dell'oliva, quindi la buccia, in parte della polpa, il nocciolo e la mandorla che sta all'interno, dalla parte oleosa, che ha un peso diverso, dalla fase acquosa, dall'acqua di vegetazione. Quindi abbiamo all'interno di questo decanter, all'interno di questa centrifuga orizzontale, tre fasi che si realizzano attraverso la forza centrifuga. Quindi non si usa più, come nel passato, nel sistema tradizionale, una pressa, quindi una forza meccanica che spingendo la pasta fra due fiscoli, fra due strutture o in plastica o in precedenza in fibra di cocco, la parte oleosa, la parte acquosa uscivano verso l'esterno e poi andavano in una fase successiva di separazione. In questo caso invece abbiamo una separazione delle tre fasi. Addirittura, ecco, qui in questo caso alcune ditte hanno prodotto come brevetti, hanno prodotto la possibilità di estrarre direttamente l'olio già all'interno di questo decanter, di questa centrifuga orizzontale, e in questo modo si riesce a ottenere un olio di prima spremitura, o comunque che non ha fasi di lavorazione successive se non quella di decantazione molto veloce e poi di filtrazione, e quindi in questo modo riusciamo a avere un olio che è immediatamente utilizzabile e molto interessante sotto l'aspetto organolettico e chimico. Dopo la fase di separazione che avviene nel decanter, nei impianti invece più grandi, cioè nei impianti un pochino più, più strutturati, abbiamo invece un'ulteriore centrifuga, che è una centrifuga verticale, in questo caso arriva a fare 6.000 giri al minuto, anche oltre 6.000 giri al minuto, quindi è una centrifuga molto potente, che riesce a separare la parte di acqua di vegetazione che ancora presenta all'interno dell'olio dalla parte oleosa. Ma il nostro olio è pronto? In passato il nostro olio era pronto, quindi a questo punto l'agricoltore, l'olivicoltore si portava a casa l'olio e aveva finito. Oggi parliamo di olivicoltura innovativa, di trasformazione del nostro prodotto in modo ottimale, quindi con tutti i canoni per esaltare le caratteristiche qualitative del prodotto. E quindi che cosa si fa? Si dovrebbe fare, quindi in alcuni frantoi la sollecitazione di noi tecnici è quello di mettere un filtro in continuo, cioè dopo la centrifuga verticale inserire un filtro in continuo, quindi vuol dire che l'olio che si ottiene, che presenta ancora delle leggere palescenze, che presenta delle piccole impurità, perché queste palescenze sono date sia da goccioline di acqua, micro goccioline di acqua con all'interno anche delle micro particelle di polpa che può essere rimasto all'interno della massa, in questo caso con una filtrazione in continuo riusciamo a liberare il nostro olio extravergine oliva da tutte quelle micro impurità, quelle piccole palescenze, quindi ottenere un olio filtrato, bello, limpido, che possiamo stoccare all'interno del nostro frantoio, oppure essere confezionato, riportato all'interno della nostra azienda, messo in un ambiente congruo, un ambiente funzionale. Vantaggi e svantaggi per chi decide di intraprendere questo percorso di innovazione tecnologica?
Diciamo che, come tutte le cose, essere puntuali richiede molto delle tempistiche molto strette, e quindi ci vuole grande professionalità dell'olivicoltore, che non si può più permettere, molto come nel passato, di raccogliere anche in più giorni. Ricordo molto mio nonno, ma se sentiamo molto anche i nostri padri, molto raccoglievano le olive e poi molto, quando avevano fatto una massa congrua, la portavano al frantoio. Questo non è più possibile se vogliamo fornire al nostro consumatore un olio straordinariamente interessante, e quindi dobbiamo essere molto tempestivi nella raccolta. Questo vuol dire anche organizzare la raccolta molto con un numero molto di persone diverso, oppure arrivare alla meccanizzazione. Quindi la meccanizzazione della raccolta ci permette di ottenere quantitativi di olive molto più importanti da poter poi portare in frantoio e avere una lavorazione, diciamo, partitaria. Un altro è quindi l'agricoltore deve essere più tempestivo e deve organizzare meglio i suoi cantieri di lavoro. Dall'altra parte il frantoiano, come abbiamo visto diciamo, per la descrizione che abbiamo fatto fino ad ora, deve avere una professionalità sempre più ampia e deve essere attento alle innovazioni proprio per rispondere poi a questi, all'ottenimento di oli di grande qualità. E quindi c'è un aggiornamento continuo che oggi interessa tutti i settori, tutti i professionisti, compresi anche molto i frantoiani. Innovazione non solo nella fase di trasformazione, ma anche nella fase di conservazione. Sì, nella fase di conservazione il frantoiano, l'olivicoltore, deve fare molto attenzione di tenere il suo olio lontano dalla luce e lontano dall'ossigeno. Per quanto riguarda l'ossigeno, quindi per tenerlo lontano è necessario individuare delle botti che abbiano la possibilità di contenere azoto, quindi c'è un impianto che viene strutturato, prima riempita di azoto, viene insufflato azoto all'interno della botte e successivamente la botte viene riempita. Questo permette di mantenere per tempi lunghi le caratteristiche organolettiche insieme alla temperatura, quindi l'ambiente dove l'olio verrà conservato dovrà essere climatizzato a una temperatura che va dai 12 ai 16 gradi centigradi e non ci deve essere luce, e quindi dovremmo avere un ambiente privo di luce, e la luce verrà accesa solamente quando servirà. Comunque l'olio all'interno di botti in acciaio deve essere all'interno contenuto con una presenza di azoto o di argon, un altro tipo di gas inerte che impedisce all'ossigeno di svolgere le fasi di ossidazione classiche degli oli, quindi poi di rancidimento. Quindi sia l'argon che l'azoto sono i nostri alleati che ci permettono di tenere lontano l'ossigeno e conservare a lungo, insieme alla temperatura e l'assenza di luce, il nostro olio. Il nostro speciale termina qui, abbiamo cercato di raccogliere tutte le informazioni relative all'innovazione tecnologica all'interno del frantoio per la trasformazione nell'olio extravergine di qualità.